Ben ritrovati con Agriinforma TV, l'appuntamento settimanale informativo per l'agricoltura a cura della redazione giornalistica di Telesveva. Superato il livello di guardia per il cattivo funzionamento di AGEA. Le lamentele hanno convinto la Commissione Agricoltura della Camera ad avviare un'indagine per comprenderne le cause dei ritardi per la mancata erogazione degli aiuti per le assicurazioni agevolate delle annate 2015-2016. Lo scenario è ulteriormente complicato dai problemi che interessano i sistemi informatici deputati alla predisposizione del piano di coltivazione, ancora in ritardo, nonostante il termine per la presentazione delle domande della PAC sia stato spostato al 15 giugno. Infine AGEA ha comunicato che si sono chiuse le operazioni di ricalcolo dei titoli a livello nazionale per la campagna 2016, con riduzione del loro valore che hanno generato un ulteriore scontento. La Giunta regionale pugliese ha approvato l'integrazione della declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche a seguito della nevicata del 5-7 gennaio 2017 e successive gelate, inserendo le province di Bari e Bat, precedentemente escluse dalla delibera del marzo scorso. Con tale delibera vengono richiesti tutti gli interventi di sostegno previsti dal Fondo di solidarietà nazionale, con estensione del fondo stesso anche a beneficio delle colture assicurabili, altrimenti escluse, afferma Vincenzo Villani, direttore di Confagricoltura Bari e Bat. Premiati quindi gli sforzi dell'organizzazione che aveva con forza chiesto all'assessorato di svolgere ulteriori ricognizioni e controlli sui rispettivi territori provinciali a seguito delle numerose segnalazioni da parte dei propri associati ai danni delle colture, soprattutto olivicole, che si erano manifestate in tutta la loro gravità alla ripresa vegetativa. L'Agenzia delle Entrate la prossima settimana darà seguito a corpulento invio di avvisi bonari, circa 1 milione, volti a promuovere la regolarizzazione dei fabbricati rurali non dichiarati al catasto edilizio urbano. Secondo i dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate, risultano essere circa 800.000 fabbricati rurali o loro porzioni censite al catasto terreni che necessitano di essere iscritti al catasto urbano. I titolari dei diritti reali sui fabbricati che possiedono i requisiti di ruralità avevano l'obbligo di dichiararli al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, mentre per i fabbricati che possedevano in passato i requisiti di ruralità, successivamente persi, la dichiarazione in catasto andava presentata entro 30 giorni dalla data di perdita dei requisiti. I proprietari che aderiscono agli avvisi dell'Agenzia, presentando una dichiarazione di aggiornamento catastale, potranno beneficiare dell'istituto del ravvedimento operoso, con un notevole risparmio sulle sanzioni. In assenza di adesione, le direzioni provinciali degli uffici provinciali del territorio dell'Agenzia delle Entrate procederanno all'irrogazione delle sanzioni previste dalla legge e all'accatastamento in sostituzione del soggetto inadempiente con oneri a carico dello stesso. In conclusione di questa campagna cerasicola abbiamo sentito il presidente regionale di Fedagri Puglia tirando un po' le somme di come è andata questa campagna. Come possiamo considerare questa annata 2017 per le ciliegie abiceglie? Sicuramente un'annata abbondante, questo è certo. Un'annata abbondante perché di prodotto ce n'è stato in quantità, potremmo considerarli industriali. La produzione è stata valida, molto valida, quindi produzione abbondante e produzione valida, nel senso che dal punto di vista qualitativo c'è stata una produzione di medio-alto livello, quindi produzione di ciliegia buona che non ha subito problemi dalle intemperie, ha solo subito purtroppo queste difficoltà di mercato che hanno, diciamo, avuto una ripercussione sui prezzi. Ci sono state purtroppo varietà di ciliegio che, ahimè, stanno rimanendo pur sulle piante perché i prezzi troppo bassi di acquisto della ciliegia non fanno altro che non invogliare il produttore alla raccolta perché non vanno a coprire manco i costi di raccolta. Problemi bassi alla produzione, però si sono lamentele di prezzi alti alla vendita sui mercati. Questo è un problema annoso che ci si ripercuote ogni anno, i passaggi sono troppi, i ricarichi, ahimè, sono elevati e quindi se il prodotto viene acquistato dal produttore a 1,50 euro,
purtroppo troviamo pure in vendita ciliegie a 7, 8, 10 euro. Questo è un problema che è da anni che lo stiamo sempre cercando di affrontare, ma non si riesce mai a superarlo. Secondo gli esperti dell'Unione Europea, l'Italia ha iniziato a effettuare un monitoraggio sistemico sulla xylella fastidiosa troppo tardi. Ci sono stati impedimenti eccessivi nello sradicare alcuni alberi infetti. E questa è la condanna della Commissione Europea in un report pubblicato bocciando l'Italia sul caso xylella. Dall'agosto 2016 si sono registrati progressivi significativi nell'attuazione della decisione dell'Unione Europea, si legge nelle conclusioni della relazione, ma sono necessari ulteriori sforzi per prevenire l'ulteriore diffusione della malattia. In particolare alcuni alberi infetti nella zona Cuscinetto, la fascia di 20 km a nord della provincia di Lecce, all'epoca dell'audit, erano risultati rimossi in ritardo o non rimossi, aumentando la possibilità di diffusione della malattia. Molti opinionisti puntano l'indice anche sugli sprechi nei finanziamenti. Negli ultimi 4 anni sarebbero arrivati da Bruxelles 10 milioni di euro per il contenimento dell'infezione, soldi che non avrebbero portato ad alcun risultato utile nel contenimento dell'infezione. Accuse vengono mosse anche dalla Regione Puglia, che avrebbe stanziato 2,5 milioni di euro a favore della ricerca contro xylella fastidiosa. Soldi fantasma, secondo il professor Giovanni Martelli, intervistato da Nature, una prestigiosa rivista a livello mondiale, visto che non sono ancora giunti a nessun centro ricerca impegnato nella lotta al patogeno. Proprio i ritardi nell'attuazione delle misure previste dalla Commissione europea, con particolari riferimenti a alberi di ulivo che sono trovati positivi nella parte a 20 km delle zone contaminate prima dell'agosto 2016, sono stati rimossi con ritardi molto significativi, o nel caso di 4 alberi sono rimasti ancora da battere al momento della verifica. Questo ha fornito buone opportunità per la diffusione del patogeno, come si legge nel rapporto. Potrebbero far propendere il Comitato per la protezione delle piante dell'Unione Europea a far slittare le misure attese, come la possibilità di reimpianto nell'area infetta con varietà tolleranti. Chiuso per la 24esima edizione il concorso mondiale di Bruxelles, l'unico concorso itinerante al mondo per i vini. Tra le regioni italiane con maggiori riconoscimenti primeggiano il Veneto con 85 medaglie, la Puglia con 78 medaglie e la Sicilia 63. Riconoscimenti questi che confermano ancora una volta il ruolo da protagonista delle cantine italiane in questa storica competizione enologica internazionale, che quest'anno assieme a Spagna, Francia e Italia ha visto tra i primi 10 paesi premiati anche il Portogallo, il Cile, la Cina, la Bulgaria, il Sudafrica, la Svizzera e la Grecia. Per quanto riguarda le singole aziende italiane, a guidare la classifica dei vini più medagliati è la pugliese Torrevento con ben 14 riconoscimenti, un oro e 13 argento, seguita da Agricola Milazzo con 11 medaglie Zonin 1821. Da menzionare anche un'altra azienda pugliese, le cantine San Marzano in provincia di Taranto, premiate con 2 medaglie gran oro, 1 oro e 4 argento. Si attende ora l'edizione del 2018 del concorso mondiale di Bruxelles, in programma per la prima volta in Cina, a Pechino. Migliora la cooperazione tra l'Unione Europea e la Cina sulla protezione delle DOP e IGP. Dopo il mutuo riconoscimento di 10 prodotti a indicazione geografica da parte dell'Unione Europea e Cina, si è giunti all'annuncio che l'accordo sarà esteso a altri 100 alimenti e bevande, di cui 26 italiani, entro la fine del 2017. I prodotti nazionali di qualità saranno 11 vini, dal Barolo al Prosecco, la denominazione Grappa, l'aceto balsamico di Modena, tutte le DOP casearie più conosciute e vendute all'estero, Bresaola di Valtellina e San Daniele. Tra i prodotti cinesi che richiedono lo status di indicazione geografica nell'Unione Europea possiamo trovare la frutta come la mela Yantai e il mango Baise, molte qualità di tè e di riso e anche prodotti ittici, aglio, varietà di aceto e spezie. Il mercato cinese dei prodotti agroalimentari è uno dei più grandi del mondo ed è in espansione, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Con una popolazione di quasi 1,4 miliardi di persone, anche le più piccole nicchie possono rappresentare consistenti in termini assoluti per la promozione dei prodotti italiani. Bene, è tutto per questo appuntamento settimanale di AgriInforma TV.
la consueta informazione per il mondo agricolo da parte della redazione giornalistica di Telesveva. Un ringraziamento per averci seguito e un arrivederci.